scomparso all'inizio di gennaio, Augusto Graziani, grande economista italiano e diciamo teorico della teoria monetaria della produzione. Volendo ricordarlo, professor Zamano, volendo ricordare Augusto Graziani, cosa ci dice e cosa ne pensa dei pregi e difetti della teoria monetaria della produzione? Ho conosciuto Augusto Graziani, con cui c'era un rapporto di amicizia. L'ho conosciuto esattamente 45 anni fa, quando mi fece, lui un po' più anziano di me, era segretario di una commissione che elargiva borse di studio per andare all'estero, quindi l'ho conosciuto. Da allora abbiamo tenuto rapporti, e quindi ho avuto sempre grande ammirazione per la sua, diciamo, intelligenza, raffinatezza e anche, diciamo, per il suo coraggio dal punto di vista culturale-scientifico, perché Graziani è approdato al marxismo. All'inizio era un neoclassico, e chi conosce un neoclassico, nel senso che ho detto prima, un neoclassico intelligente, aperto, chi conosce il suo libro di testo, il primo libro di testo era il neoclassicismo puro. Poi c'è stata la vicenda del 69 e degli anni successivi, questa hanno provocato in lui una sorta di crisi esistenziale, io lo posso testimoniare, e quindi si è avvicinato al pensiero di Marx e degli altri autori di questa corrente e l'ha, come dire, portata avanti su diversi filoni. Uno di questi è la teoria monetaria della produzione, che il cui germe c'è nell'opera di Marx, ma solo all'inizio non è sviluppata per le note ragioni, eccetera. Quindi Marx e Graziani, in questo senso, fa tesoro del messaggio di Minsky, di Kaleski prima, Minsky poi, e inizia questo suo percorso, che è un percorso interessante. Ovviamente, come dicevo prima, uno può non essere d'accordo, perché il bello della scienza è il dialogo. Però bisogna riconoscere che questa teoria monetaria della produzione ha un fondamento scientifico. Uno può non essere d'accordo, ma va presa in considerazione e quindi bisogna fare conti con essa. E l'idea di base è che la moneta, adesso non è qui il caso, ma di fare una lezione sul punto, non c'è il tempo, però la moneta che è sempre esistita, anche dall'antichità, quando arriva il capitalismo, la moneta a cui cambia, come dire, natura. Da mezzo degli scambi, anche dall'antichità gli scambi erano monetari, perché servivano a facilitare, sappiamo il baratto è massimamente inefficiente, eccetera. Ma con l'avvento del capitalismo, dice Graziani, la moneta acquista un'altra funzione, che è quella di innescare il processo dell'accumulazione capitalistica. Come dire, senza moneta non ci sarebbe accumulazione capitalistica. E quindi la moneta chiaramente è legata a doppio filo al fenomeno della finanza. Cioè la moneta come monetina con cui faccio gli scambi, dicevo, è sempre esistita, ma la finanza non è sempre esistita. Noi siamo passati da un'economia monetaria ad un'economia finanziaria o creditizia, che è la stessa cosa. E questo è un po' un errore di chi non conosce la storia del pensiero economico, che confondono l'economia monetaria con l'economia creditizia. Eh no, perché l'economia creditizia comincia nel 1400, comincia quando nascono i Monti di Pietà, eccetera, eccetera, le prime istituzioni bancarie, eccetera. Prima c'erano i cambiavalute, ma i cambiavalute come quei botteghini che sono negli aeroporti dove tu dai l'euro e questi ti danno i dollari. Quella non è finanza. Ebbene, l'intuizione di Graziani è stata quella di far capire come con l'avvento del capitalismo la moneta acquista una funzione diversa, che è quella di essere da un lato il misuratore del processo di accumulazione, ma dall'altro di consentire ai capitalisti di accumulare capitale nelle forme e nei settori. Quindi, in conclusione, questa teoria merita rispetto, anche se vedo che è stata di fatto abbandonata, un po' per la ragione di cui dicevo prima, ed è chiaro quindi che può anche darsi che quando quel mutamento che io ho auspicato e auspico si verrà a materializzare, è molto probabile che questa teoria venga ripresa in serie.